Ciao a tutti, vi volevo mostrare l'ultima creazione che finalmente ho realizzato perché è stata veramente dura fare questa collana, ogni volta ho dovuto cambiare schema, avevo in mente una cosa, non sono riuscita a realizzarla, poi alla fine l'avevo fatta ma non mi piaceva, quindi ho dovuto ricambiare, insomma è stata veramente dura. Sono due swirl che poi io ho appiattito, swirl che ho fatto con diverse tonalità del marrone, oro, verde. E forse anche qualcosa di transparent, ma veramente poco. Le ho incastonate e anche qui ci ho messo tantissimo tempo. Cioè, questa creazione è stata veramente un parto. Sono sincera. È stato complicato, non so per quale motivo. Forse non ero nel momento giusto per realizzarla, le cose non mi venivano immediatamente. Poi, per quanto riguarda il girocollo, avrei voluto fare una piccola fascetta in ribbon, però poi ci stavano una serie di cose che non mi piacevano e che poi magari vi dirò in seguito quando farò il tutorial relativo alla fascia in ribbon, ne parleremo più approfonditamente. E quindi poi alla fine ho realizzato due spirali crochet, tra l'altro le ho realizzate diverse, poi dopo ve le faccio vedere da vicino. Qui ci sono più giri di colore chiaro e qui invece ci sono meno giri. L'effetto visivo mi piace, però devo essere sincera, il motivo per cui ho deciso di optare per questa soluzione era che avevo finito le perline chiare. Quindi, infatti, ieri sera avevo fatto metà della spirale e poi mi sono resa conto che non mi bastavano le perline chiare per fare pure l'altra metà. Ho detto no, porca miseria, questa collana è una maledizione. Invece poi alla fine sono riuscita ad arrangiarmi, ho pensato di fare questa piccola simmetria che in effetti mi piace molto, perché comunque secondo me non si nota tantissimo, però è quel particolare in più che rende la creazione diversa dal solito. Adesso vi faccio vedere tutto più da vicino. Eccola qui, questa è la swirl che si trova sopra. L'ho incastonata con delle perline verdi in tonalità diverse di verdi. Vedete, ci sono delle righe oblique. Poi gli giri più interni li ho fatti con delle perline marroni perché mi piaceva che rimanesse molto in risalto la swirl e quindi usando dei colori che sono simili, diciamo che non veniva chiusa eccessivamente, ma dove rimaneva molto luminosa, molto aperta. Dietro, eccola qui, vedete, c'è una classica incastonatura, tra l'altro dietro non ci ho messo neanche il lucido. E poi l'ho decorata intorno con dei semicristalli. Vedete i semicristalli intervallati da picot. Anche qui trovare una sequenza che fosse carina, armoniosa e soprattutto non mi facesse arricciare il lavoro non è stato semplice. La swirl che si trova sotto è più piccolina, l'avevo fatta insieme alla precedente e l'ho incastonata allo stesso modo. Vedete, proprio identica. E anche nella parte dietro, come vedete, non ho passato il lucido. Quindi ecco, queste sono le due swirl. Poi invece per quanto riguarda le spirali al crochet, aspettate, ecco, forse così si vede meglio. Questa è una delle due spirali, mentre l'altra, ve la faccio vedere insieme, eccola qua. Ha gli stessi colori, soltanto che le frequenze di colori sono diverse. C'è più marrone e verde in questa qui rispetto che in quest'altra. E forse mi piace anche di più questa qui maggiormente colorata. Per quanto riguarda le connessioni, ho usato i soliti capocorda di Bricolart, li ho presi là, schiaccini, copri schiaccini e nella parte finale una chiusura. Questa è una chiusura che ho presi sempre da Hobby Perline. Io come al solito spero che la creazione vi sia di ispirazione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!